Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 Stelle, bentornata senatrice. Grazie, buongiorno. Fabio, senatrice Bevilacqua, questo è il tema, cioè è stato fatto un po'. Guardi, dottoressa Bruchi, qua io sono veramente in imbarazzo per il collega Garavaglia, perché la sua risposta non solo non tiene conto della realtà, sono totalmente scollegati dalla realtà, ma soprattutto dimostra la loro incoerenza più totale. Noi abbiamo Salvini che corregge Giorgetti perché il superbonus è fondamentale per l'edilizia. Stiamo parlando di una misura che è stata copiata in America. L'Inflation Reduction Act si basa proprio sul meccanismo del tax credit. Quindi la misura è nata come una spinta all'economia. Sappiamo tutti, l'abbiamo detto 100 milioni di volte, che era un superbonus al 110% per dare di nuovo slancio all'economia. E poi avrebbe previsto un décalage. La verità è che la Lega sta tradendo, insieme al resto della maggioranza, i cittadini e le imprese che si sono fidati di una legge dello Stato, solo ed esclusivamente perché devono portare avanti delle politiche di austerità che parlano di tagli alle pensioni, tagli alla sanità. Sulla sanità c'è un meno 1% di rapporto rispetto al PIL di spesa, che è veramente drammatico. Stanno facendo cassa sulla povera gente e non hanno il coraggio di andare a prendere i soldi là dove ci sono montagne di extra profitti, come abbiamo visto hanno fatto con le banche. Su una legge che doveva portare 2 miliardi di gettito, hanno preferito cancellarla e trovare questi 2 miliardi mettendo nuove tasse nella prossima legge di bilancio, Vedo che sta togliendo sbuffando il ministro. sconti proprio per esempio sulla casa. Hanno tolto le agevolazioni sui mutui e su tutti gli acquisti della casa per gli under 36. Hanno alzato la cedolare secca Ora sugli affitti andiamo brevi. piano, tante Io cose. sono in imbarazzo per loro, sono veramente in imbarazzo, ma sono soprattutto dispiaciuta per le persone come la signora Paola che stanno pagando sulla loro pelle l'incoerenza e l'indifferenza alle vere esigenze del paese da parte di questa maggioranza, che Allora, tradisce la no, fiducia degli è chiaro quello che ha italiani. detto, senatrice. Ora, prima di fare, lo so che vorrei parlare, vedevo che sbuffava il presidente Garavaglia, però qual è il No, tema? anche perché dovrei andare a votare, quindi stiamo perdendo Prego. qui. No, Dick, prego, prego. No, tra un po' deve scappare. No, rimanga con noi perché Scusi, ci ma sono è cose imbarazzante. importanti. Io pure devo andare a votare, però è imbarazzante dire devo andare a Facciamolo votare e sto replicare. perdendo No, tempo. Qua scusate. dobbiamo Fate dare voi, risposte parlate alle voi, persone, parlate non è voi. No. perdita di C'è tempo. tempo. Dottoressa Bruchi, Un però mi collega. perdoni, mi faccio aggiungere un dato Beh, perché io volevo facciamo replicare. concretizzare. Guardi, credo che l'ingegner Lombardi abbia dato molti dati che credo che lei condivida, No, però. solo un dato plastico, perché quei numeri in percentuale si traducono in No, 125 miliardi di sì. extra gettito Sentiamo. a fronte di 100 Però miliardi. rischia Il di guadagno da essere. superbonus è plastico, Facciamo è una rispondere. bugia che raccontano perché No, hanno l'ha bisogno di detto, è stata giustificare la chiara. loro incapacità di Allora, dare Presidente risposte reali Garavaglia, alle una persone. risposta, ne è andata Dottoressa fuori Bruchi, hanno controllo. messo nero su bianco Aspetta, nella NADEF che non senatrice. esiste nessun buco da bilancio. Stanno Senatrice, mentendo, stanno mentendo quando nei torneremo. documenti ufficiali Vabbè, qui potremmo certificano che non andare c'è nessun avanti, buco. credo. Qui potremmo. Ringrazio la senatrice Bevilacqua, tornerà in studio. Torneremo a parlare, mi scuso, purtroppo il tempo è finito. Lo capisco, però un'ultima battuta, 30 i10 crediti secondi. purtroppo, come ha detto Draghi, andranno bruciati, quindi di fatto non c'è nessun buco, perché purtroppo l'unico buco è la voragine di Dei danno che si sta cittadini, creando io la tra ringrazio. imprese e cittadini. Grazie, senatrice.